Buon sabato pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Magazine 7 Motori. In questa stagione in cui le giornate si accorciano e il tempo è poco clemente, l'impianto di illuminazione e l'aderenza delle ruote alla strada giocano un ruolo rilevante nell'utilizzo dell'automobile. Per fortuna la tecnologia ha fatto passi da gigante in queste due importanti voci legate alla sicurezza, come scopriremo oggi grazie alla Opel Insignia Country Tourer. Una grande station wagon comoda e adatta a tutti i tipi di terreni grazie alla raffinata trazione integrale e ai fari LED Matrix a gestione attiva, fondamentali per affrontare meglio l'inverno. E adesso vi lascio al primo servizio di questa puntata di Magazine 7 Motori. Ha conquistato più di un milione di automobilisti. Ma con la nuova generazione ne conquisterà molti, ma molti di più. Perché la seconda generazione dell'Audi Q3 cambia davvero tanto e diventa più funzionale, poliedrica, ancor meglio rifinita e curata. La linea è molto sportiva, piace il frontale con mascherina ottagonale, coperchio cofano motore sagomato e fari high tech. Lateralmente colpiscono i fianchi muscolosi e i passaruota con alette sporgenti. Posteriormente il taglio Avant dell'1.8 con fari incisivi. Adesso è più grande fuori e conseguentemente dentro. All'interno c'è una plancia ipermoderna con balconata rivestita in tessuto che colpisce chi è attento ai dettagli. Gli amanti dell'high-tech verranno soddisfatti dai grandi schermi, ma soprattutto dalle infinite funzioni con connessione internet, che permettono in tempo reale di avere informazioni sul traffico e i parcheggi disponibili nelle vicinanze. Il nuovo sistema di navigazione MMI Plus risponde ad avanzati comandi vocali che riconoscono le espressioni di uso comune. What can I do for you? Su strada, la nuova Audi Q3 bene si esprime e nonostante non sia leggera, è come una piuma da portare, tanto fila precisa anche tra le curve. Soprattutto con le ruote da 20 pollici, complici le carreggiate allargate. Attenzione allo sterzo, quello di serie è eccezionale, ma si può avere anche a richiesta quello a demoltiplicazione variabile, che riduce il movimento del volante nelle curve strette, ma richiede un po' di assuefazione. Ottima la visibilità anteriore, meno buona quella posteriore, meglio dotarsi di telecamere. Più silenziosa, molto più comoda e molto più efficiente, i motori possono essere benzina o diesel, tutti con potenza adeguata. Tra diesel e benzina, sappiate che il benzina, se non si spreme, consuma poco, quindi vale più di un pensiero. La trazione è anteriore o integrale, i cambi manuali o automatici a 7 rapporti. I prezzi partono da poco più di 34.000 euro. In definitiva si può dire che l'automobile c'è tutta. Va molto bene, è molto ben costruita, quindi vale veramente la pena di tenerla in considerazione. Anche perché adesso ha un bagagliaio degno di questo nome. Grazie anche alla possibilità di movimentare le sedute posteriori. La Opel Insignia Country Tourer è una station wagon in grado di affrontare anche terreni moderatamente accidentati, come ad esempio sterrati di campagna o di collina. Per questo è rialzata di 25 mm e presenta anche protezioni della carrozzeria. La trazione integrale dispone di un raffinato differenziale posteriore sportivo che riduce sottosterzo e sovrasterzo, cioè la tendenza dell'auto a slittare in curva con il muso con la coda quando si preme sull'acceleratore. Il motore di questa station wagon è potente, ben 210 cavalli. Il cambio automatico è a 8 rapporti. Prima di raccontarvi come va, vediamo il secondo servizio della puntata.
La Volkswagen T-Roc è auto intelligente. Perché ha dimensioni in pianta simili ad una Golf, ma offre molto più spazio dentro, sia per i passeggeri, sia per i bagagli. Adesso Volkswagen T-Roc arriva con un nuovo diesel 1.6 da 115 cavalli che permette di avere buone prestazioni e bassi consumi. L'abbiamo provata su strada e in autostrada, anche di notte, dove abbiamo apprezzato la piacevole strumentazione digitale, ma soprattutto i fari full LED dalla profondità di illuminazione rimarchevole che consigliamo vivamente. Portata su strade collinari, la T-Roc 1.6 diesel, disponibile solo con trazione anteriore, ha colpito per la spinta del motore, per l'ottima tenuta di strada e per il cambio manuale a 6 rapporti ben calibrato, ma anche per il valido impianto frenante a 4 dischi. Personale nella linea, ricca di sistemi di aiuto al guidatore, la T-Roc 1.6 diesel viene proposta a poco più di 27.000 euro. Non pochi, se si considera che va quanto la benzina con motore 1.000 turbo, dalla potenza simile, che costa ben 4.000 euro in meno e che consigliamo perché altrettanto vivace e più risparmiosa se non si fanno 100.000 chilometri. Sulla Opel Insignia si viaggia bene, è infatti un'auto comodissima. Il motore ideato nel centro ricerche General Motors di Torino consente di andare svelti senza accorgersene con una sicurezza elevata grazie alla notevole aderenza garantita dalle sospensioni, dalla trazione integrale e dai pneumatici, tre elementi fondamentali per la sicurezza. E adesso vediamo un po' di notizie dal mondo della mobilità. L'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e il presidente di SEAT, Luca De Meo, hanno siglato un protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile al fine di promuovere l'utilizzo del gas naturale e rinnovabile per il trasporto durante lo Snam Partners Day a Milano. Evento a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che punta a fare sistema valorizzando gli asset strategici italiani. Il metano è carburante pulito e sulla cresta dell'onda. Anche nei trasporti marittimi è in forte ascesa, con un susseguirsi di grandi cruise ship varate recentemente, alimentate con questo carburante privo di zolfo, che avendo un alto numero di ottano è molto indicato per l'automobile. Oltre a costare poco, il metano è tecnologicamente all'avanguardia, perché già oggi si può offrire in biometano, ricavato dai rifiuti, ma soprattutto un domani potrà trasformarsi in idrogeno, vero punto d'arrivo della mobilità pulita. Durante questo evento è emerso anche che API aprirà 200 nuove stazioni. L'Italia, essendo quindi leader in materia, potrebbe trovarsi con un asso importante nel settore energetico, che può valere oro vero, non nero. La Opel Insignia Country Tourer è un'auto ben rifinita e spaziosa. A richiesta si possono avere anche i sedili AGR certificati dagli ortopedici tedeschi, che includono ben 18 regolazioni e offrono la funzione massaggio, riscaldamento e ventilazione. Un vero toccasana per chi sta tante ore seduto in automobile. Raffinatissimo anche l'impianto multimedia, che comprende le interfacce per smartphone, Apple CarPlay e Android Auto.
Non mancano poi l'hotspot Wi-Fi 4G e il servizio OnStar, che permette di connettersi con un operatore per ricevere informazioni ma anche per chiedere aiuto in caso di emergenza. E adesso è arrivato il momento dell'ultimo servizio di questa puntata di oggi. Nella sede di Milano di BPER Banca si è tenuto il primo osservatorio Nomisma sulla mobilità smart e sostenibile, supportato anche da SIFA, Società Italiana Flotte Aziendali. L'elettrificazione è stata posta al centro dell'indagine di Nomisma, facendo emergere che chi guida veicoli elettrici o ibridi lo fa perché spinto da incentivi o agevolazioni spesso messe in atto dalle amministrazioni locali, che quindi orientano le scelte dei cittadini. Il primo osservatorio Nomisma sulla mobilità si è rivelato prodigo di riflessioni, e ci voleva, perché coinvolge tutti, sistema finanziario compreso. È un settore, quello della mobilità sostenibile, in piena evoluzione, in piena effervescenza. Ritengo naturale per una banca avere attenzione a un mondo che si sta muovendo con tanta effervescenza e quindi che sta già presentando, ma ancora di più presenterà opportunità. Elettrificazione, condivisione, modalità pay per use, car sharing sono stati tutti analizzati, ma si deve sottolineare che per diventare grandi devono convincere sia i privati sia gli operatori del settore, nonché i conti economici di tutti. Per questo avere studi e dibattiti aiuta, perché la materia è complicata e tocca esigenze diverse, fornendo risposte che implicano importanti cambi di vita e di abitudini, che vanno ben considerati, come evidenzia chi nel settore mobilità vanta grandi esperienze e competenze. Ecco che allora anche queste analisi poi vanno riapprofondite, aperte nei loro elementi, capire se l'automobile elettrica attesa dal privato è più quella condivisa, oppure se lui è disponibile a montarsi una wall box in garage, a spendere i soldi per questa cosa, a pagare un po' di più la macchina elettrica, ad avere dei problemi per la ricarica, aspettare per poter caricare la macchina. Se questa è la strada, cioè se veramente la gente vuole queste cose, saremo pronti a dare risposte. Forse però la realtà è che bisognerà mettere insieme un po' di tutto, un po' di elettrico, un po' di ibrido, un po' di diesel, un po' di benzina, e costruire dei mix che tengano conto delle esigenze di tutti, ma in questo modo anche delle esigenze dell'ambiente, con una riduzione forte delle emissioni. Tenendo bene in considerazione che sulla mobilità si gioca una partita economica e ambientale su scala globale. Sono rimasta davvero stupita da questa Opel, e non soltanto per il suo raffinato sistema di trazione che su fondi a ridotto attrito aiuta e non poco, ma anche per il comfort che offre. E se vi state domandando come sia il bagagliaio, andiamo a scoprirlo insieme. Da un'auto tanto lunga non poteva che essere molto grande. Oltre 560 i litri di volume disponibili, ma che possono salire a ben 1665 se si abbatte il divano posteriore, così. Un plauso va dato anche ai proiettori a matrice di LED denominati Intellilux, un concentrato puro di tecnologia. Pensate che dentro al proiettore ci sono ben 16 sorgenti luminose gestite dalla telecamera Opel Eye posta dietro al parabrezza. Così, sopra i 55 km orari e fuori dai centri abitati, l'illuminazione è potentissima, come se ci fossero sempre accesi gli abbaglianti, senza però accecare né i veicoli che precedono né quelli che si incrociano, perché il fascio luminoso viene modulato istante per istante per creare zone buie di non accecamento. I proiettori Intellilux comprendono poi uno spot di profondità per illuminare fino a 400 metri di distanza e un faro che si attiva nelle curve. I fari intelligenti sono però costosi, sono un optional infatti da ben 1450 euro da sommare ai 44.000 di questa grande Opel. Io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 14.15 puntuali, naturalmente qui sulla 7, ancora con Magazine 7 Motori. Arrivederci a tutti e buon proseguimento con i programmi della rete.